Parliamo di terapia antiretrovirale. La terapia antiretrovirale per quanto riguarda il virus dell'HIV, il virus della immunodeficienza umana. La terapia antiretrovirale è una terapia che viene eseguita, che deve essere eseguita in quei pazienti che purtroppo soffrono di HIV. È una terapia specifica adatta a loro, consiste in un cocktail di farmaci, pensate che questi cocktail dovrebbero essere, se non vado errato, ma non ne sono sicuro, tre pasticche da assumere al giorno. O anche in altri casi, se non vado errato, quattro pasticche. Sono pasticche piuttosto grandi che nella quasi totalità dei casi hanno esternamente un film, quindi hanno una pellicola, devono essere assunte con grande rigore, con grande attenzione e soprattutto seguendo scrupolosamente quelle che sono le direttive che i medici forniscono ai propri pazienti. Questi cocktail di farmaci sono cocktail che vanno semplicemente non a, per così dire, togliere il virus HIV, ripeto, ma sono virus che vanno semplicemente ad abbassare la carica virale del virus, a controllare direttamente il virus e a fare in modo che il virus non si riproduca a velocità troppo elevata, ma che il virus rimanga, per così dire, ad una bassa soglia di riproduzione. Questi cocktail di farmaci sono sicuramente ottimi, sono sicuramente molto efficaci, ma sono però a lungo andare, possono provocare a lungo andare, quindi a lungo termine, degli effetti collaterali, possono avere delle problematiche diverse. Sono effettivamente degli inibitori di appunto di crescita del virus HIV, quindi il virus della immunodeficienza umana, bloccano per così dire quelle che sono le potenzialità del virus, la carica virale, cercano di contrastare quelle che sono le propagazioni che il virus eventualmente riesce a compiere all'interno di un organismo umano. Cercano in qualche modo, in qualche maniera, di bloccare la fuoriuscita di cellule che possono poi a lungo andare provocare quelle che vengono considerate come malattie opportunistiche nella fase di AIDS, quindi la fase di AIDS, e quindi sono farmaci che possiamo considerare mirati per togliere eventualmente quella carica virale che nel caso in cui un paziente affetto da HIV non dovesse prendere farmaci come questi, avrebbe e si porterebbe dietro. Quindi mi raccomando, se siete HIV positivi, assumete questi farmaci che vi daranno la possibilità di, non dico curare il virus, perché questo virus purtroppo ad oggi, siamo al 2017, è incurabile, ma di tenerlo sotto stretto controllo. In sinergia ovviamente con i medici, con i vostri infettivologi che vi sapranno indicare, che vi sapranno stupire e al tempo stesso ben indirizzare su quali farmaci dover utilizzare nell'inizio della terapia fino ad arrivare ad una terapia magari un pochino più leggera, ma che ci deve per forza di cose essere. Vi ricordo che, se non vado errato, nel caso in cui una persona avesse l'HIV, fosse HIV positivo, all'inizio dovrebbe sì assumere con molta frequenza i farmaci, molta attenzione ai farmaci con determinate scadenze, ma al tempo stesso, nel momento in cui una persona inizia la terapia, eventualmente, se non vado errato, dopo un tot di periodo di tempo può, non deve togliere la terapia, deve esserci sempre, ma può eventualmente togliere qualche pasticchetta in più. Quindi il mio consiglio è quello di seguire scrupolosamente la terapia antiretrovirale che vi darà la possibilità di vivere dignitosamente la vita e quindi la vostra esistenza. Chi assume e chi svolge la terapia antiretrovirale è stato dimostrato che ha un'aspettativa di vita come una persona che non ha il virus in questione, quindi può arrivare anche a 60-70 anni. È stato stimato, pensate, che una persona nel momento in cui iniziasse una terapia antiretrovirale da affetta da HIV avrebbe 40 anni di vita in più, assumendo chiaramente e con attenzione, con oculatezza e soprattutto con estremo totale rigore
le terapie antiretrovirali. Quindi abbiamo un'aspettativa di 40 anni in più dal momento in cui si è contratto il virus. Se per esempio una persona avesse contratto il virus a 25 anni, fate 25 anni più 40 e arriverete ad una bella somma di anni. Però, ripeto, deve esserci il perseguimento di queste terapie che devono essere scrupolosamente e attentamente seguite. Bene, grazie a voi tutti per l'ascolto, grazie a voi tutti per la visione. Tengo a specificare che non sono un infettivologo né una persona che in qualche maniera ha avuto contatti con sieropositivi, ma sono una persona che ha studiato molto e da vicino questo argomento, HIV, AIDS e MST, quindi malattie sessualmente trasmissibili, e ho una competenza piuttosto mirata e attenta verso queste discipline scientifiche che riguardano HIV e AIDS. Grazie, un caro saluto e buona giornata a voi tutti.